appunto Socrate e la sua visione, la sua ossessione. Chi sono io? O uomo, conosci te stesso. Ma riflettendoci a lungo, penso che forse una risposta che possiamo dare a questa domanda è che noi siamo ciò che decidiamo di essere. Non mi fraintendere, noi siamo tantissime cose, o meglio, siamo sistemi complessi, in equilibrio dinamico con tutto ciò che ci circonda. Noi siamo coscienza, soprattutto. Ma soprattutto, ancora più importante, siamo ciò che decidiamo di essere. Possiamo avere infinite tendenze, possiamo aver sviluppato tantissime abitudini, la maggior parte delle quali magari inconsapevoli, in quella fase della vita in cui si è così piccoli da non rendercene conto. Possiamo essere costituiti da tantissimi aspetti, eppure ciò che differenzia le persone è soprattutto la volontà e la consapevolezza. Quanto io divento consapevole di me stesso e quanto io decido chi voglio essere, decido cosa voglio essere, decido cosa realmente voglio fare. Allora ecco che noi diventiamo ciò che vogliamo essere. Io posso essere una persona introspettiva o addirittura introversa, timida, eppure posso decidere a un certo punto della mia vita di voler imparare a socializzare, di voler imparare a stare bene nelle relazioni. E allora questa mia spinta interna, questa mia forza, questa mia motivazione può scambiare le cose, può trasformarle. Allora io posso imparare a modificare me stesso, posso iscrivermi ad un corso di teatro, di improvvisazione teatrale, superare la paura del palcoscenico, posso imparare a dialogare con le persone, posso spingermi a superare i miei limiti, i miei confini e diventare ciò che voglio diventare. Allora ecco, io penso davvero questo, penso che noi siamo prima di tutto ciò che decidiamo di essere. Certo, molti di noi nemmeno decidono, semplicemente accettano che la vita decida per loro. Questo capita a tutti, è capitato anche a me, capita ogni giorno, è normale. Tuttavia, ogni giorno, come abbiamo la possibilità di lasciare che la vita decida per noi, abbiamo anche la possibilità di decidere noi che cosa vogliamo diventare. In ogni istante possiamo decidere se seguire la nostra coscienza o seguire gli istinti magari più bassi che ci riportano a fare cose di cui magari non siamo fieri. Allora in ogni istante noi possiamo decidere, se solo ce ne rendiamo conto, e qua la consapevolezza di certo gioca un ruolo fondamentale, ma se noi decidiamo e seguiamo una strada e la percorriamo con vigore, con forza, con determinazione, noi allora possiamo diventare ciò che vogliamo diventare. E allora insistendo in questo ci trasformiamo sempre di più, superando sempre più noi stessi. Allora ecco che è corretto dire che noi siamo ciò che decidiamo di essere, e più crederai a questo, più lo porterai avanti nella vita, più ti domanderai chi davvero vuoi essere, cercherai di essere coerente con la risposta che sarai in grado di darti e più davvero sentirai un senso di appartenenza con la tua vita stessa, più sentirai di star vivendo la vita che davvero volevi vivere. Questo ti assicuro che sarà molto gratificante.